Ma io alla fine ho deciso di votare sì, perché penso siano più i pro che i contro della riforma e mi dispiace che la campagna referendaria si sia trasformata dall'una e dall'altra parte in una sorta di scontro tra opposte tifoserie, quasi calcistico mi verrebbe da dire. Però ripeto, ecco, sicuramente chi ha sbagliato in primis da questo punto di vista è stato lo stesso Renzi, che ha voluto personalizzare su se stesso la campagna. Però io credo appunto che il 4 dicembre dobbiamo andare a votare nel merito una riforma che va a sbloccare tutta una serie di punti che si chiedeva da anni di sbloccare. Certo, si sarebbe potuto fare in maniera diversa, si sarebbe potuto fare meglio, ma io credo che comunque il testo che ci viene chiesto di votare sia un testo che ha più aspetti positivi che negativi, quindi voterò sì.